Dal Before Sunset Mar. Qui al Salotto, gruppo, diciamo, siete tutti giovani, giovanissimi, sì. E da, diciamo, dalla vostra biografia e presentazione, la cosa che mi è rimasta su, cioè, vi piace fare le cose dal vivo, insomma, sì, più che registrare, sì, sì, i dischi, vi piace andare a suonare dal, sì, vivo. Sì, suonare dappertutto dove si può, anche se non si può, noi suoniamo lo stesso, insomma. Certo, e infatti basta aprire la vostra pagina Facebook per vedere che comunque di concerti ne avete fatti, sì, sì, ne, sì, farete anche uno questa settimana. Abbiamo, se non sbaglio, uno, sì, questo venerdì all'Aritmia Festival a Saluzzo. Sono da spaccarci le ossa. Sì, me, abbastanza. Vabbè, tanto già la mattina dopo è come fosse niente, sì, perché ancora per qualche anno poi vedrete che cambierà anche questo andazzo. Quindi, diciamo, sfruttate adesso che ce n'è. Allora, io questa... vostro, il titolo, diciamo, Paura del futuro è abbastanza impegnativo, un po' mi ricorda gli After Hours con la loro Paura del buio, però è una situazione, non so se sono uno dei vostri gruppi di riferimento, è tipo com'è? Il mio ti ha sgamato, mi ha sgamato, no, subito, vabbè, però, sgamato, vedi? Però in questo album non ci abbiamo pensato troppo, c'è poco After Hours, c'è poco After Hours, album, però comunque, sì, diciamo, sono tra i gruppi che sono riusciti a coniugare, diciamo, lingua italiana, sì, e sì, rock, sì, che, ce ne sono altri che vogliamo segnalare, visto che siamo entrati così nelle agiografie, italiani, nei nostri santini. Italiani rock, diciamo. I Fast Animals and Slow Kids da Perugia, sì, i ministri, Zen Circus, tutta... Cioè. Beh, tutta, sì, sì, una, sì, stirpe di musicisti, e voi volete mettervi, diciamo, in quel solco. Io stasera vi ho fatto venire così un po' acustici, più folk del solito, non me ne abbiate, non me ne abbiano i vostri fan, però magari è anche una maniera di ascoltare in un'altra versione le vostre canzoni. Sì, sì, sicuramente. Adesso che cosa ci fate ascoltare? Adesso suoniamo il singolo che è uscito a fine aprile, che ha, diciamo, battuto la strada per il disco, e si intitola Condizionale. Condizionale, come quel tempo là, che come quel tanto... tempo che ormai, esatto, non si usa più. Non si usa più, diciamo. Perché va abbinato al congiuntivo, la gente è congiuntivo, non sa. È più condizionato adesso che condizionale, però invece i Before Sunset ci cantano Condizionale. Siamo solo noi, spezzati a metà, per combattere una guerra che non ci salverà. Siete più di noi, ma non arrete mai la nostra insicurezza e ne hai la pietà. Asciugati la fronte, giocati le tue carte, sogna le stelle rosse,
papà. E chi te lo fa fare? Io uso il condizionale, il futuro al sicuro. Ma siamo solo noi, spezzati a metà, per combattere una guerra che non ci salverà. E siete più di noi, ma non avrete mai la nostra insicurezza e ne hai la pietà. Nai, 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 nai. Siamo solo noi, spezzati a metà, per combattere una guerra che non ci salverà. Before Sunset, Before Sunset qui al Salotto, grande mister Tommaso, salutiamo anche in qualche modo gli Appertons e i Tommaso Bros, che l'altra scoperta, io qui ce l'ho ormai come Santini, ve li consiglio tantissimo, con e sono ancora qua perché mi porta ormai bene, che sono venuti ad aprire questa nuova stagione del Salotto. Allora adesso ho un po' raccontato i fatti miei, ma invece entriamo un po' più in quelli che sono i fatti vostri. Abbiamo una cosa che ho notato, perché poi avete queste facce tranquille così, le canzoni, poi a un certo punto nei testi ogni tanto arriva quella parola che zac, come è anche finita questa canzone, adesso non mi ricordo esattamente, ce l'avete un po' sta cifra, ogni tanto vi piace, come dire, mettere su strappe. Allora, ti racconto una cosa. L'anno scorso abbiamo suonato a San Giorgio, che è un po' a casa nostra, sì. E alla fine del concerto si sono venuti a lamentare perché ne abbiamo dette troppe. perché poi ma tu dici tutte ste parolacce, sono un ragazzo tranquillo. Esatto, perché poi non si direbbe così, cioè non è uno tatuato. E questa cosa qua, però poi vi piace mettere, come mettere il distorsore, diciamo, la lingua italiana, sì, in qualche modo. In qualche modo. Va bene, la prossima canzone quante parolacce contiene? Possiamo così avvisare, visto che siamo anche in diretta streaming. Non ce n'è, parolacce non... Noi che citava la città di Troia, a dire il vero, no? Sì, Enea figlio di Troia è un doppio, epica classica a quel punto, sì. È chiaro, anzi qua dimostrate aver fatto degli studi di un certo livello, va bene. Quindi il prossimo brano lo possiamo dire anche per quelli che ci ascoltano in streaming, li possono ascoltare anche i bambini, sì, non ci sono parolacce ascoltare. Ma loro sono i Before c'è solo Sunset. tanta tristezza, vabbè, tristezza saudaci, dai.
spegnere la luce. I tuoi non vengono più a darci la buona notte oramai, come quando da bambini si giocava fino alle due. Ora piango solo a letto fuori, non mi riesce più, perché la vita è ingiusta come i Playmobil. Ci scrivo fino a 4 anni, ma a me piacciono ancora, perché la vita è ingiusta come i Playmobil. Ci scrivo fino a 4 anni, ma a me piacciono. Before Sunset, ma è bel, bel.